Buongiorno a te nel nome di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Questa mattina, noi che siamo nel giovedì 4 di marzo del 2021, abbiamo la gioia di continuare a leggere la parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro di Esodo e questa mattina noi ripartiremo da Esodo capitolo 35, dal versetto 30, fino al capitolo 36, tutto il capitolo 36. Quindi Esodo capitolo 35, versetto 30, parola del nostro Signore. Mosè disse ai figli di Israele, «Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, argento e rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Egli ha comunicato il dono da insegnare a lui e da Oliab, figlio di Ahisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori d'artigiano e di disegnatore, di ricamatore e di tessitore, e in colori svariati, violaceo, porporino, scarlato, di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. Esodo capitolo 36. La parola del nostro Signore. Dice così la parola di Dio. Esodo 36, versetto 1. Bezaleel e Oliab e tutti gli uomini abili nei quali il Signore ha messo sapienza e intelligenza per saper eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario faranno ogni cosa secondo quanto il Signore ha ordinato. Mosè chiamò dunque Bezaleel e Oliab e tutti gli uomini abili nei quali il Signore aveva messo intelligenza. Tutti quelli il cui cuore spingeva ad applicarsi al lavoro per eseguirlo. Essi presero davanti a Mosè tutte le offerte portate dai figli di Israele per i lavori destinati al servizio del santuario per eseguirli. Ma ogni mattina i figli di Israele continuavano a portare a Mosè delle offerte volontarie. Allora tutti gli uomini abili che erano occupati a tutti i lavori del santuario, lasciato ognuno il lavoro che faceva, vennero a dire a Mosè: il popolo porta molto più di quello che occorre per eseguire i lavori che il Signore ha comandato di fare. Allora Mosè diede quest'ordine che fu bandito per l'accampamento. Né uomo né donna faccia più alcuna opera come offerta per il santuario. Così si impedì al popolo di portare altro, poiché la roba già pronta bastava a fare tutto il lavoro e venera e di avanzo. Tutti gli uomini abili tra quelli che eseguivano il lavoro fecero dunque il tabernacolo di 10 telli di lino fino ritorto di filo color violaceo, porporino e scarlato con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di un telo era di 28 cubiti e la larghezza di 4 cubiti. Tutti i telli erano della stessa misura. I 5 teli furono uniti insieme e gli altri 5 furono pure uniti insieme. Si misero dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che era all'estremità della prima serie di teli. Lo stesso si fece all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. Si misero 50 lacci al primo telo e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. I lacci corrispondevano l'uno all'altro. Si fecero pure 50 fermagli d'oro e si unirono i teli uno all'altro mediante i fermagli. Così il tabernacolo formò un tutto unico. Si fecero inoltre dei teli di pelo di capra per servire la tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli se ne fecero 11.
La lunghezza di ogni telo era di 30 cubiti, la larghezza di 4 cubiti, gli 11 teli avevano la stessa misura. Si unirono insieme da una parte 5 teli e si unirono insieme dall'altra parte gli altri 6. Si misero 50 lacci all'orlo del telo che era l'estremità della prima serie di teli e 50 lacci all'orlo del telo che era all'estremità della seconda serie. Si fecero 50 fermarli di rame per unire insieme la tenda in modo che formasse un tutto unico. Si fece pure per la tenda una coperta di peli di montone, tinte di rosso e sopra questa un'altra di peli di delfino. Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno di acacia, messe per il dritto. La lunghezza di un asse era di 10 cubiti e la larghezza di un asse era di 1,5 cubiti. Ogni asse aveva 2 incastri paralleli, così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo. Si fecero dunque le assi per il tabernacolo. 20 assi dal lato meridionale verso il sud. Si fecero 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ogni asse per i suoi 2 incastri. Per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, si fecero 20 assi con le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero 6 assi. Si fecero pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo dalla parte posteriore. Queste erano doppie dal basso in su e dal tempo stesso formavano un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così fu fatto per tutte e 2 le assi che erano ai 2 angoli. Vi erano dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Si fecero delle traverse di legno di acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. Si fecero la traversa di mezzo in mezzo alle assi per farla passare da una parte all'altra. Le assi furono rivestite d'oro e furono fatte d'oro gli anelli per i quali dovevano passare le traverse. E le traverse furono rivestite d'oro. Fu fatto pure il velo di filo violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati. Si fecero per esso 4 colonne di acacia e si rivestirono d'oro i loro ganci. Erano d'oro. Per le colonne si fusero 4 basi d'argento. Si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo, violaceo, porporino e scarlato e di lino fino ritorto. Si fecero le sue 5 colonne con i ganci e si rivestirono d'oro i loro capitelli e le loro aste, le loro 5 basi erano di rame. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto questa mattina Esodo capitolo 35 a partire dal versetto 30 fino all'ultimo versetto del capitolo 36. Io ti aspetto domani, venerdì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore insieme. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, un tempo meraviglioso quando noi possiamo e dobbiamo continuare a perseverare nella parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio nel tuo cuore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.